Nico Vox. Allora, io credo che le parole o le promesse stanno a zero e semplicemente per un motivo fondamentale. Non illustrerò punti del programma che già il candidato di Potere al Popolo, sono di Potere al Popolo, ha già alcuni punti illustrato. Dico perché le promesse stanno a zero, perché Milano è vicino all'Europa, no? Diceva una vecchia canzone di Lucio Dalla. Bene, l'Unione Europea, che non è l'Europa, ci ha già detto, non più tardi di un mese e mezzo fa, che a metà aprile, una cosa che entrerà di fatto nella nostra Costituzione sarà il Fiscal Compact, la nostra come gli altri paesi europei. Cosa vuol dire tutto questo? Io credo che davanti a una situazione economica, no, per cui si è parlato di Job Act, si è parlato di articolo 18, si è parlato di tante cose, no? Abbiamo uno scenario che qualunque governo, perché purtroppo con un senso di realtà credo che la lista Potere al Popolo non sarà perlomeno nella prossima fase al governo, è una battuta naturalmente, no? Una battuta piena di verità, perché ma per una semplice ragione, perché tutti i punti, le domande, giustamente le sottolineature che sono state poste dalle domande vengono ostacolate dal fatto che noi abbiamo un Parlamento delegittimato in partenza. Allora, se abbiamo un Parlamento delegittimato in partenza e abbiamo dei piloti automatici che vengono dall'Unione Europea, che badate bene, l'Unione Europea non è un, come dire, il governissimo deciso magari da un Parlamento europeo a sua volta votato dagli elettori, dai cittadini italiani, spagnoli e via di seguito. No, è semplicemente un gruppo affaristico che decide le sorti nostre. Allora, giusto per citare due punti di un programma che stanno nelle parole, negli scritti, nelle cose che presentiamo, ma che staranno sicuramente, che stanno nella continuità del nostro impegno, che non è nel dibattito e basta, è nelle lotte quotidiane che affrontiamo e che affronteremo soprattutto e in continuità dal 5 marzo, perché il 4 marzo non è la data fatidica in cui si decidono le sorti dell'Italia. Le sorti dell'Italia, nel bene e nel male, la storia ce lo insegna, si decide nei rapporti di forza all'interno della società. Oggi viviamo in una società dove purtroppo i lavoratori, i migranti, eccetera, 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 sono praticamente i nuovi poveri, no? Allora, voi vi immaginate il 5 marzo che le promesse che sono state fatte soprattutto da alcuni rappresentanti di liste o di partiti politici verranno attuate in relazione, non so, Opzione Donna oppure il movimento dei diritti disoccupati? No, io non ci credo assolutamente, non ci credo innanzitutto come cittadino, ovviamente, non ci credo per i motivi che vi ho detto. E allora io credo che ci siano delle priorità da affrontare. Queste priorità stanno nel fatto che se noi innanzitutto non ci poniamo il problema di far uscire questo paese e renderlo in qualche modo autodeterminato, questo paese che si chiama Italia, nelle politiche economiche, io credo che non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte quando abbiamo una Banca d'Italia
che è scevra di poteri. Non andiamo da nessuna parte quando leggiamo ministri di questo o di qualche altro governo che ci vende, così, vende ai privati, non so, i cosiddetti tesori italiani, che possono essere, ne ricordo due che sono oppure l'Alitalia, ma ce ne sarebbe, no? Un elenco da fare. Ecco, allora noi possiamo parlare di tutto questo, e se non abbiamo bene in mente che il tema fondamentale su cui iniziare un percorso che può essere, come dire, il 4 marzo per potere al popolo può essere un momento, no? Un momento, ma indipendentemente se avrà l'1%, il 3% o il 4%, non è questo il problema. Il problema sono i temi fondamentali, e sui temi fondamentali è per questi temi fondamentali che noi ci siamo presentati come lista elettorale. Tra l'altro vorrei ricordare, e credo che anche i compagni dell'altra lista converranno con me, c'è anche una legge elettorale che ha penalizzato alcune liste elettorali come la nostra, che hanno dovuto, e per fortuna che i cittadini riconoscono poi questo sorto, no? Hanno dovuto raccogliere le firme per potersi presentare, mentre magari qualcuno già presente in Parlamento, come i 5 Stelle, oppure il PD, oppure Leo, e chi ne ha più ne metta, questa fatica, perché ad approvare in Parlamento queste leggi ci vogliono 5 minuti, no? Per garantirsi magari qualche posticino. Va bene, grazie. 8 dobbiamo andare, sì. Perché poi scatta l'allarme. Sì, sentite, c'è solo, mi sembra, Bonetti Mallo che deve parlare, però intanto faccio due precisazioni. Io invito i candidati presenti a mandare magari una sintesi di quello che ho detto a claudio.orvizio@libero.it, e oltre che ringraziarvi già in anticipo perché siete stati presenti, soprattutto alcuni che come voi siete stati qui fino alla fine, ricordiamo che noi mandiamo in giro 4.000 contatti e pubblichiamo su 40 gruppi Facebook questo racconto. Cercheremo di fare una sintesi domani, una prima bozza, la invieremo anche a voi, se volete entro, diciamo, venerdì, darci un vostro contributo, o se volete mandarlo domani, lo inseriremo. Adesso chiedo a Bonetti di parlare, e dopodiché grazie a tutti, soprattutto ai presenti che venivano da lontano. Buonasera a tutti, io sono Mario Bonetti e mi candido alla Regione Lombardia nella lista Sinistra per la Lombardia, ma sono principalmente e soprattutto un disoccupato over 60 purtroppo, e sono l'effetto, il risultato, la vittima per la legge Fornero, perché se vado a vedere i contributi che ho, sarei molto vicino alla pensione, mi mancano 7 mesi per arrivare ai 35 anni. Detto questo, la mia candidatura è perché, essendo stato il portavoce del Movimento dei Disoccupati prima di Cinzia, che ringrazio per aver organizzato questa giornata insieme agli altri amici di Quota 41, Azione Donna, eccetera, eccetera, e come portavoce del Movimento dei Disoccupati ci siamo occupati di vedere un po' come funzionava la formazione e la qualificazione da parte di Regione Lombardia. Abbiamo fatto delle proposte, abbiamo incontrato l'assessore Aprea e non vi dico che cosa è successo, dopo 20 minuti ci ha cacciati, perché a fronte delle nostre richieste di sapere quali fossero i risultati di milioni di euro spesi in 20 anni di centrodestra in Regione Lombardia rispetto alla riqualificazione e a riaccompagnare al lavoro un disoccupato, è stata una sfilza di "ma non lo sappiamo, ma potrebbero essere". Quando si spendono milioni di euro, i dati sui risultati di quella spesa devono essere dati certi, perché i dati certi sono quelli che ti consentono di cambiare il tipo
giro se le cose non funzionano. Non è possibile che la regione Lombardia non sia in grado di dire quante persone che hanno frequentato i corsi di formazione e di qualificazione, la doppia, la famosa doppia lavoro, no? Hanno trovato per conseguenza diretta dei corsi un lavoro e con quali contratti hanno trovato lavoro. Perché se io devo spendere per ogni riqualificato delle cifre enormi per poi scoprire che il 70% ha trovato lavoro con i voucher o a tempo determinato, vuol dire che quei soldi sono stati buttati dalla finestra. Ripeto, e Cinzia non era presente alla riunione, ma c'era un'altra amica, ci ha buttati fuori. Ora, controllare come vengono spesi i soldi rispetto a categorie deboli è indispensabile. E lo dico francamente, in Regione Lombardia chi doveva fare opposizione su queste cose, l'opposizione non l'ha fatta, perché io non ho mai sentito un esponente della cosiddetta opposizione contestare alla Prea il funzionamento della formazione e delle qualificazioni. Si buttano per esempio altri milioni di euro sulle cosiddette start-up, pur sapendo, perché sono dati ufficiali, che l'80% delle start-up muoiono nell'arco dei primi 3 anni, non si fanno investimenti strutturali per costruire dei posti di lavoro reali, e la competenza della regione ce l'ha. Vengono spesi, io ho fatto i conti, qua ci sono degli amici che hanno partecipato, soldi per fare ad esempio, com'è che si chiamano, Cinzia, dove ti riunisci e no, ti insegnano a fare un curriculum corretto. All'AFOL. È vero che al lavoratore quel corso non costa niente, ma io ho fatto i conti di cosa costano i docenti e ogni corso costava 17.500 euro. Se andiamo a chiedere a tutti quelli che hanno partecipato se hanno trovato lavoro in, grazie al curriculum fatto bene, la risposta è no. Soltanto uno mi ha detto: io ho trovato lavoro per 3 giorni all'Expo per fare fotografie. 3 giorni, 17.500 euro. Ecco, il mio impegno da disoccupato in Regione Lombardia è quello di fare pressione, è quello di controllare, è quello di denunciare lo spreco di denaro pubblico, perché parliamo di soldi dell'Unione Europea, dei soldi dello Stato, che non portano a niente. Se avessi tempo vi racconterei come funziona l'ingresso nel, come si chiama, ai corsi di formazione, ma il tempo non c'è, è una presa per i fondelli. Vi dico solo il risultato finale. In realtà, se seguiamo la procedura e andiamo a vedere i risultati, la formazione di qualificazione di un disoccupato vede come attore principale l'ente di formazione, come attori molto secondari i lavoratori e il mondo del lavoro. Questo paradigma va ribaltato. Gli attori principali sono i disoccupati, i lavoratori e il mondo del lavoro, non gli enti di formazione. Perché loro ci hanno guadagnato, non i disoccupati. L'ultima cosa, è che dobbiamo dare battaglia affinché i disoccupati escano di casa. Dobbiamo fare delle battaglie per ridare la voglia, la volontà, la forza a chi rappresenta le categorie deboli di lottare per i propri diritti. Perché non è possibile che in una provincia come Milano, dove ci sono i dati che ho visto stamattina, 33.000 disoccupati, se poi aggiungiamo gli inoccupati, non so che cifra vediamo, fai questo tipo di riunioni, cerchi di mettere spalle al muro alla politica e siamo qui 4, 10 gatti, 20 gatti, 30 gatti. C'è qualcosa che non quadra. Dobbiamo darci da fare per ribaltare questa situazione. Io sono convinto che chi entra
sono anche convinto di un'altra cosa, lo dico spassionatamente. La politica, io non sono contro la politica di professione. Un politico di professione è quello che conosce, sa come muoversi nei meandri. Ma io credo che sia arrivato il momento che ognuno di noi si impegni direttamente. La mia candidatura ha anche questo senso. All'interno delle istituzioni, siano esse la Regione Lombardia, il Comune, il Senato, la Camera, quel diavolo che vogliamo, dobbiamo cominciare a portare chi vive sulle proprie spalle le tragedie di questa situazione e soprattutto portare la rabbia di chi vive questa situazione. Perché con tutto il rispetto che posso avere per un politico di professione, lui sarà anche bravissimo a conoscere le leggi, ma lui non vive sulle proprie spalle una situazione tragica. Quando, e termino veramente, quando Antonino faceva riferimento, e faceva riferimento a me perché mi puntava il dito, a chi a 60 anni è costretto a ritornare a vivere con i genitori ultra ottantenni e a chiedere 5 euro per poter uscire a versi una birra con gli amici, è uno di questi, non l'unico, uno di questi sono io. Quindi la mia rabbia all'interno delle istituzioni è utile, è necessaria. È necessaria perché io vivo su queste spalle da lungo periodo una situazione che è inaccettabile in un paese democratico. Finisco con una battuta che riguarda la politica in generale. L'evasione fiscale, tutto quello che vogliamo, e poi c'è, non se ne è parlato, c'è il pareggio di bilancio in Costituzione. Questa è una cosa che non ha senso, non solo non ha senso, ma l'Italia è uno dei pochi paesi della Comunità Europea che ha messo in Costituzione questa cosa, altri paesi si sono rifiutati di farlo. C'è il fatto che non si può sforare del 3%, e guarda caso la Germania sfora continuamente dal 3% e nessuno gli dice mai nulla. Quindi la politica, cari amici e per chi lo è, cari compagni, io lo sono, la politica è nostra, potere al popolo e la lista conseguente che è Sinistra per la Lombardia, ha questo significato, ha il significato di riprenderci la politica in mano e di determinare noi quali sono i criteri sul quale una società deve fondarsi e sul quale una società si deve muovere. Non è vero che non ci sono i soldi, non è vero che non si può fare niente, e io mi rifiuto di terminare la mia vita con un sussidio che possiamo chiamare come vogliamo, reddito di cittadinanza, va bene. L'ha detto Antonino prima, lo ribadisco io. Io voglio principalmente un lavoro. Se lo Stato mi supporta, deve essere una questione temporanea che mi riconduca, mi riporti nel mondo del lavoro. Perché altrimenti la mia dignità finisce sotto i piedi. Io non voglio vivere di elemosina, chiunque me la dia. Grazie. Grazie a tutti che siete stati presenti fino alle 8, fino alle 20, qualche minuto che abbiamo sforato. Mi sembra che abbiamo fatto parlare tutti, riporteremo tutti gli interventi. Se volete mandarci anche un contributo scritto, noi lo inseriamo nel racconto che faremo entro venerdì, perché poi i tempi diventano tiranni e quindi dovete mandarci il testo, se possibile, domani o al massimo venerdì mattina. Faremo una prima bozza sintetica di questa riunione e una seconda magari entro venerdì.